Questo invece era uno studio ritmico-melodico in uno style un pochettino un po' più pop acustico moderno, diciamo, con questa corda a vuoto che gira, anche in questo caso il brano in Si minore. La corda a vuoto spesso aiuta a mantenere la fluidità tra gli accordi, ovviamente laddove c'è questa, come dire, sensazione di mancanza, diciamo, di fluidità, e quindi, diciamo, la corda a vuoto dà parecchio questa sensazione di fluidità nel passaggio degli accordi, che a volte possono essere un po' frammentati e questa frammentazione è data dallo spostamento tra una posizione e l'altra. Quindi con la corda a vuoto si riesce a tenere molto più unita la parte armonica. Quindi, tornando all'accordo, diciamo, qua abbiamo Si minore praticamente, primo accordo. Poi abbiamo Sol maggiore. Poi abbiamo La con la nona, che abbiamo sempre questo Si che canta. Fa diesis minore praticamente. E poi ho messo questa frase di Fa diesis minore pentatonica come chiusura. Brano, diciamo, lo studio è abbastanza, diciamo, semplice dal punto di vista armonico, però ovviamente sempre dal punto di vista pratico necessita di una grande padronanza del timing, del suono, ovviamente, degli accordi che devono essere belli, comunque chiari e definiti. A questo punto vi faccio ascoltare come suonerebbe su un groove di batteria. 1, 2, 3. Ok, questa è una pratica che vi suggerisco di fare tanto spesso, perché ovviamente più suonate, anzi vi consiglio di mettere in loop e suonarlo per 5-10 minuti, perché man mano che lo suonate prendete sempre più confidenza con quel tipo di groove e ovviamente entrate sempre di più nel ritmo e lo suonate sempre in modo più rilassato, ed è lì che veramente iniziate a stare veramente dentro al groove e a tirare, diciamo, ritmicamente, come si dice in gergo, a tirare, ad avere il tiro giusto ritmicamente.